oggi uno dei driver principali, dopo la grande paura della pandemia che ancora non è finita, nella scelta della destinazione da parte dei turisti sarà la sicurezza sanitaria. Quindi, al di là delle bellezze paesaggistiche, delle bellezze ambientali, del contesto nel quale si va, io credo che le persone si interrogheranno molto su quale sia il livello di sicurezza sanitaria. Quindi vogliamo spalancare le braccia al turismo e vogliamo offrire la nostra terra a chi viene, dando anche la sicurezza di poter trascorrere una vacanza con ogni tutela sanitaria possibile. Per questo abbiamo chiesto una semplice cautela in più, e cioè un certificato di un test da fare comodamente nella propria città, possibilmente, ed è questo che abbiamo chiesto al governo, in un laboratorio, in una farmacia, dal medico di famiglia, che certifichi che al momento della partenza non si sia positivi al coronavirus. Se la comunità scientifica dice che non ci sono passaporti, altrimenti ce li avremmo tutti noi qui, con la carta d'identità avremmo anche il passaporto, quello nostro tradizionale, e poi quello sanitario che non c'è. Se tutte le regioni ripartono senza distinzione sul profilo dei cittadini residenti in una regione o in un'altra. Credo che siano volgari, stupide e intollerabili guerre di religione fra nord e sud, con questi chiari luoghi. E dunque ne approfitto anche in questa occasione per lanciare un messaggio di solidarietà agli amici, in particolare della Lombardia, di solidarietà al collega, amico, presidente Fontana per le minacce che ha avuto. Nel frattempo hanno deciso che impiegheranno 60.000 assistenti volontari. Noi magari pensavamo ai 240 milioni, al fondo sanitario, le cose... Bene, il governo, devo dire che ci apre comunque il cuore alla speranza, non ci ha dimenticato. E infatti ha deciso questa straordinaria operazione, direi mistica, perché 60.000 volontari, assistenti volontari, che cosa devono fare? Abbiamo posto questa domanda, che faranno questi volontari? Possono fare la multa a chi non porta la mascherina obbligatoria? No. Possono fare una multa a chi non mantiene i tavoli, i ristoranti distanziati? No. Possono intervenire a controllare un po' la movida? No. Possono regolamentare un po' il traffico? No. E allora noi ci domandiamo che cosa devono fare questi 60.000. Ci è stato risposto che possono fare moral suasion, cioè faranno in pratica gli esercizi spirituali. Eccoci, buon sabato, bentornati a Coffee Break. Allora, intanto molte delle cose che avete sentito nella copertina di Vomei riguardano la riapertura del 3 di giugno. Ieri, in verità, rispetto a un clima di maggiore prudenza, si era ventilata l'ipotesi di spostare di una settimana questa data. Poi in serata il ministro della Salute Speranza, che è stato sempre molto prudente in questa fase, dopo un vertice anche col premier Conte, ha detto no, ci sono tutte le condizioni per rispettare la data del 3 giugno e quindi permettere nuovamente la mobilità, gli spostamenti tra le regioni italiane, confortato anche dai dati che sono arrivati dall'Istituto Superiore di Sanità. Intanto però anche oggi continuerà il confronto tra il ministro Boccia e i governatori delle regioni, perché le regioni ancora non sono tutte così convinte, si va un po' in ordine sparso, ci sono soprattutto i governatori di alcune regioni meridionali che restano scettici su questa apertura complessiva. C'è per esempio il presidente della regione Sardegna, Solinas, che insiste sul fatto che per recarsi in Sardegna occorra una sorta di passaporto sanitario. Poi c'è tutta la partita che riguarda
i confini dell'Italia con gli altri paesi. Anche questi dovrebbero essere riaperti il 3 di giugno in modo da favorire, ammesso che i cittadini di altri paesi ne abbiano voglia, di favorire un primo ritorno, diciamo, a visitare il nostro paese e quindi tentare in qualche modo di salvare la stagione turistica. Mentre noi non siamo i benvenuti negli altri stati dell'Unione Europea, pensate, la Grecia ha stilato un elenco di decine di paesi con cui si riaprono i confini greci, in questa lista l'Italia non è benvenuta, non c'è. Allora partiamo da qui, bentornato a Gianfranco Vissani, cuoco, chef, bentornato, che ha costituito peraltro l'altro giorno un'associazione che si chiama Ristori Italia, ce ne parlerà, agguerriti i ristoratori. Do il bentornato al professor De Masi, sociologo del lavoro, bentornato Mimmo De Masi. Grazie, buongiorno a voi. Buongiorno. Allora do il bentornato all'onorevole Carla Ruocco del Movimento 5 Stelle, che è presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario, banche cruciali in questa fase. Bentornata Ruocco. Buongiorno, buongiorno a tutti. Saluto il senatore Stefano Candiani della Lega, già sottosegretario all'interno nel governo giallo-verde. Bentornato Candiani. Buona giornata a tutti voi e ai vostri ospiti. Grazie, saluto Franco Maria Ricci, che è il presidente della Fondazione Italiana Sommelier, e l'editore di Bibenda, che insomma è la più importante guida dei vini italiani, a cui ogni anno assegna l'Oscar. Bentornato Franco Maria Ricci. Buon sabato. Eccoci, buon sabato. Allora, abbiamo anche con questi saluti messo a punto i nostri collegamenti. Io vorrei però una prima battuta subito dall'onorevole Ruocco. Onorevole Ruocco, la buona notizia è che da mercoledì prossimo si potrà nuovamente circolare liberamente tra le regioni italiane. Però c'è qualche chiaroscuro, mettiamola così, perché i governatori vanno ancora convinti, è così? Beh, bisognerà vedere il rischio di ripartito per territorio. Io mi rendo conto delle perplessità per quanto riguarda alcuni governatori del sud, perché è chiaro che ognuno vuole garantire il massimo della sicurezza, però sicuramente ciò sarà tenuto in conto quando si prenderà la decisione definitiva. Ecco, vediamo, insomma, devo sentire Candiani, i lombardi, diciamocela francamente, no? Un po' da alcuni considerati gli untori in questo paese, no? Però quello che abbiamo capito è che la riapertura doveva essere una riapertura collettiva, generale, non si potevano tenere delle regioni, diciamo, ancora sospese, e quindi poi anche il Premier Conte, no, guardando i dati sanitari, ha detto, insomma, riapriamo tutto come avevamo promesso il 3 giugno. È così, anche se qualche esperto, io leggevo oggi un'intervista a Walter Ricciardi, che è consulente del ministro Speranza, che dice, insomma, qualche preoccupazione resta, soprattutto sulla Lombardia. Mi consenti innanzitutto di partire da una necessità che faremmo volentieri a meno di tutti gli scienziati e gli esperti che hanno messo per avere una sola posizione, perché poi questo, quello che sta succedendo anche adesso in questa fase di riapertura, l'approssimazione, è frutto proprio delle incertezze che hanno causato alla fine preoccupazione da parte della gente, ma da parte anche di chi governa poi i territori. Bisogna dare poche informazioni ma molto precise, si possono fare alcune cose, non si possono fare, altrimenti entrano tutti gli scienziati, ognuno la vede in modo suo, ognuno ne aggiunge un pezzo, è il caos totale, dopodiché ci troviamo veramente con un'approssimazione che non ci fa bene, perché dobbiamo riprendere velocemente la normalità con tutte le precauzioni, certo, però dobbiamo riprendere a vivere, perché altrimenti questo è un paese che si spegne. Però Candiani, io lo chiedo proprio a lei, che è un federalista convinto, se il presidente della regione Sardegna dice io voglio uno screening, voglio un test per chi entra nella mia isola che è covid free, diciamo così, Boccia dice attenzione, noi ricorriamo al TAR perché non è possibile, e lei da che parte sta? Beh, dalla parte del buon senso, perché ovviamente ciascuno a casa propria deve mettere le condizioni che ritiene, se Solinas ritiene di tutelare così i sardi lo faccia, per l'amor del cielo. Dico anche che chi ha la responsabilità in questo caso di governo a parte della nazione deve dare
tutti gli strumenti e le garanzie perché non ci siano alcuni, meglio, perché i rischi di contagio siano ridotti al minimo, ma perché ci saranno sempre anche nei prossimi mesi. Gente, partiamo dal presupposto che non si può sigillare tutto. Anche il confine d'Italia, di cui abbiamo parlato, avete accennato nel vostro servizio precedente, ha bisogno di velocizzare le procedure anche di collegamento. In questo momento parlare di turismo, parlare di circolazione delle persone extra Italia è cosa utopistica, perché se devo andare settimana prossima, come devo fare, andare da Milano a Palermo, devo prendere un volo, andare a Roma, da Roma poi devo andare a Catania perché non c'è collegamento diretto e da Catania devo prendere l'auto e andare a Palermo. Ma se uno deve andare per turismo, deve fare un viaggio, andare in un ristorante, o ci va per il piacere e ci sono tutti i mezzi, gli strumenti per farlo, altrimenti non gliel'ha mica ordinato il dottore. Finisce che veramente ci spegniamo su noi stessi. Sì, allora voglio ancora, prima della pubblicità, voglio sentire anche il professor De Masi, che è un grande esperto di lavoro, ma un grande esperto anche di turismo, lo conosce bene. Allora, il turismo lo sappiamo, no, professor De Masi, fin dall'inizio è stato il settore messo in ginocchio per primo, e sarà quello, diciamo, che avrà più difficoltà a riprendersi. Tutte queste contrapposizioni tra regioni come le interpreta? Ma dal punto di vista sociologico erano del tutto prevedibili. Noi siamo un paese che è risultato dalla compresenza di stati, uno diverso dall'altro, uno in lotta con l'altro per centinaia di anni. Non siamo mai riusciti ad aggregarci in modo completo. D'altra parte, un po' di dialettica tra le regioni non fa neppure male. Consente per esempio a noi in questo momento di discutere su questi problemi che sono di grande importanza. Ogni regione ha esibito, diciamo, il suo presidente. Prima ho sentito il presidente della mia regione di provenienza, De Luca, cioè della sì. Campania, il quale, si capisce, non gli è stato mai spiegato bene né cos'è il reddito di cittadinanza, né cosa sono i navigatori, né cosa sono i facilitatori in questo caso. Mentre invece, siccome è una persona intelligente e piena di fantasia, potrebbe dare un esempio straordinario nell'impiego intelligente e fantasioso di questi grandi aiuti che in altri paesi sono valorizzati e da noi si dice che non valgono perché non possono fare le multe, cioè pongono subito il problema in chiave punitiva e non in chiave, sì, e non in chiave persuasiva. Sì. Io credo che si tratta comunque di un grande banco di prova, c'è poco da fare, il turismo avrà una batosta enorme. Io vivo d'estate in una zona molto privilegiata, che è la costiera amalfitana, la quale ha avuto pochissimi, proprio pochissimi casi di virus. E cioè, nonostante, c'è poco da fare, non avremo gli stranieri, è quasi certo. È un anno purtroppo di terribile, che per fortuna è stato preceduto da 3 anni di grandissima espansione turistica. Sì. Negli anni scorsi abbiamo avuto in tutta Italia tra il 5 e il 6% in più, è stato il settore che ha avuto maggiore espansione negli ultimi anni e adesso naturalmente dopo le vacche grasse purtroppo è quello che soffre di più, le vacche magre. Allora facciamo così, andiamo subito in pubblicità, poi ripartiamo da Vissani anche Franco Maria Ricci, poi dobbiamo parlare appunto di lavoro perché ci sono scenari catastrofici, di PIL non ne parliamo e di banche. Ci vediamo tra pochissimo. Quando noi abbiamo sentito che il Colosseo aveva chiuso, ci siamo veramente resi conto che non si tornava indietro. È stata la doccia fredda del mondo del turismo con tutto il suo indotto, fermi per legge, senza nessuna prospettiva di ricominciare, almeno a breve termine. Dall'inizio del lockdown le uniche email che riceviamo sono cancellazioni. Avevamo 800 prenotazioni confermate, ad oggi ne abbiamo 200. Noi avevamo già prenotazioni confermate per settembre, ottobre, novembre, dicembre e anche i mesi del 2021 e molte sono già state cancellate.
accennate. In realtà è ancora più drammatico per noi, perché noi ci siamo trovati alla fine della bassa stagione, che vuol dire che venivamo già da mesi in cui eravamo fermi e quindi, diciamo, quello che si è guadagnato nell'alta stagione precedente è quasi finito e si aspetta di ripartire. E questa ripartenza non c'è stata. Tutte le prenotazioni da qui a giugno, luglio sono state cancellate così in un soffio. Il proprietario si trova un azzeramento dell'entrata, un'entrata su cui molti contano. E poi abbiamo tutto l'indotto del settore turistico. L'indotto, parliamo di guide turistiche, accompagnatori, ditte di pulizia e i loro dipendenti, NCC, fotografi, mensilmente stiamo parlando di almeno 70 persone. Quando il settore ripartirà, le città d'arte saranno le ultime a beneficiarne. Qui i turisti sono all'80% stranieri, mentre il cosiddetto turismo interno, su cui il governo punta per rilanciare il settore, pesa per percentuali marginali. Ci sono ovviamente individuali, quindi nuclei familiari che chiedono la guida privata, ma soprattutto c'è il famoso turismo di massa, no? Che viene sempre demonizzato, ma che in realtà è il motore di questa economia. Non è minimamente ipotizzabile che questo numero possa essere declinato in forma privata, cioè è inimmaginabile, mancano i numeri. Anche questa crisi lascia spazio a nuove opportunità, un nuovo sito per la formazione dei cosiddetti host fino all'applicazione del turismo 3.0. Abbiamo dato vita a dei tour virtuali, che prima abbiamo proposto ai clienti che avevano cancellato e che poi abbiamo scoperto funzionano bene anche con chi sta pensando di venire a Roma e magari vuole farsi un'idea. Sono nati così, per dire noi ci siamo, non ci fermiamo, siamo in movimento, e poi in realtà il mercato da solo si è configurato. Io la trovo una grande opportunità. Allora, sono tutte tessere di un mosaico che giorno per giorno vi proponiamo, in questo caso le guide turistiche e anche chi gestisce o possiede immobili, come sapete, che vengono affittati ai turisti, soprattutto ai turisti stranieri, per i cosiddetti affitti brevi. E questa è una parte ovviamente della grande, no, catena, del grande indotto del turismo in Italia. Allora, caro Vissani, intanto il suo ristorante continua a essere chiuso? Chiuso, ho aperto quello di Roma, il tuo Vissani. Oh, quindi c'è un ristorante, insomma, aperto. Signori, facciamo 3 o 4 coperti, inutili che parlano lì al governo. La coesione non c'è né il governo né tra le regioni, ma neanche tra l'Unione Europea. È un veramente, ognuno fa per sé. La Germania sta in mezzo alle sabbie mobili, peggio di noi, e nessuno lo dice. Ci dovrebbero vergognare per quello che stanno facendo. Ma intanto questa lega ha fondato questa associazione Ristor Italia, no? Beh, Ristor Italia, perché saranno, io insomma spero che arriveremo a 250.000, i tesserati sono adesso all'inizio, e io spero di arrivare a 250.000, di poter portare delle persone. A me non mi interessa, io sto difendendo la mia categoria. Non guardiamo le multinazionali che magari hanno gli alberghi qui, gli alberghi là, e pagano gli stipendi ai dipendenti. Noi parliamo di attività piccole, piccole con 18, 15, 10, 4. Come fanno a mantenere? Chi ci dice che domani noi lavoriamo? Cioè, hanno bloccato i licenziamenti, Andrea. Sì. I licenziamenti! E non danno ancora il... Però c'è la cassa integrazione, ma no? Non c'è ancora, non è arrivato non niente. Non è stata pagata questa. Cioè, ma come facciamo anche noi? Io voglio dirti, da per tutto il paese, Cipriani ha un albergo in Spagna, 600.000 euro. Gli hanno dato così e lui ha continuato ad andare avanti. Ma in Inghilterra, in Svizzera, in Germania, in Francia, tutti pagano questi... Se no, la gente si dà fuoco, si getta dai ponti, ma vedete lo scandalo che c'è in giro, e questi qui stanno lì a parlamentare. Allora adesso sentiremo poi anche l'onorevole Ruocco, è una parlamentare battagliera, adesso vedremo un po' di risposte. Voglio però sempre, diciamo, sul fronte turismo, ristorazione, enogastronomia, perché poi è un tutt'uno che si tiene, tutto intrecciato in questo straordinario paese, no? Che sta soffrendo. Vado da Franco Maria Ricci. Allora, anche il settore, no, vinicolo, no? Come
Come sta andando, Ricci? Glielo chiedo perché da una parte ci sono quei produttori che per esempio puntano sull'export, no? O hanno puntato molto sulla rete, sull'e-commerce, e che quindi anche in questa fase di blocco, insomma, sono andati bene chi puntava sulla grande distribuzione. Probabilmente chi invece puntava sulla ristorazione, sull'alta gamma, diciamo, ha avuto molti più problemi. O no, è una fotografia sbagliata? No, è una fotografia giusta. Ti rispondo subito dalla parte della produzione del vino. I miei presidenti del mondo mi comunicano quasi settimanalmente che sta succedendo questo nel mondo, però. Molto richiesta sarà il Made in Italy del vino nei prossimi anni, ma c'è una richiesta fantastica, c'è proprio la voglia di avere italiano, di bere italiano, quindi il vino non credo che ne subirà le conseguenze che potrebbe subirne invece la ristorazione. Io per la ristorazione, Andrea, faccio un'altra musica, racconto e studio, faccio studiare il vino e il cibo ormai da 30 anni. Per me il cibo e il vino sono una cosa di gioia, di felicità, di arte, di cultura. Non può essere ottemperato in qualche modo in un ristorante con 1,5 metri di distanza, chiuso, 30 persone, 20 persone. Cioè lì il problema deve rimanere, come Vissani chiude Baschi, cioè io non potrei andare da Vissani, da Gianfranco Vissani, che giudico nei 20 centimetri quadrati del piatto il più grande cuoco del mondo. Ecco, non posso andare da Gianfranco Vissani e non abbracciarlo, oppure abbracciarlo anche quando ho finito il pranzo, no? Che per dirgli bravo, oppure abbracciare anche il sommelier perché mi dà un vino che non conoscevo di grandissima qualità. Cioè questa cosa, se non c'è, il ristorante deve essere chiuso per i grandi ristoranti del mondo. È chiuso, allora risolvere il problema economico. Bene ha fatto il governo ad accennare a dare delle cose alla ristorazione italiana, dobbiamo aspettare un attimo che il signor virus se ne vada perché possiamo riabbracciarci. Ma questa è la grande scommessa. Pretendo dalla cultura del vino e del cibo. Questa è la grande scommessa, perché certo, adesso ci stiamo convivendo, ma se il virus non sparisce è impensabile tenere, io parlo di ristoranti come imprese, piccole o medie imprese, chiusi per anni, no? Ma come si fa? Se sparisce ci attacchiamo. Ah, ecco, questa è in sintesi. Allora, torno da Carla Ruocco. Carla Ruocco, perché Vissani non è la prima volta che viene da noi e devo dire che le prime volte, settimane fa, era inferocito e ancora molto arrabbiato perché dice noi dobbiamo avere dal governo molto più sostegno, soprattutto risorse a fondo perduto e non prestiti, perché se no non ce la facciamo, visto il contesto di cui stiamo parlando, no? Sì, allora intanto mi consenta una piccola notazione, sono veramente molto contenta di ascoltare in questo periodo così cupo l'importanza appunto della convivialità e degli abbracci, perché quando sento parlare di nuova normalità cui dovremo abituarci francamente è una dimensione che secondo me non è umana. Quindi noi non vediamo l'ora di ritornare a godere del nostro paese e della nostra altissimo livello di ristorazione, di tutte le bellezze architettoniche nella modalità umana, sociale, e che appunto possa esprimere al meglio l'italianità a tutti i livelli. Quindi questo deve essere l'obiettivo finale. Non possiamo dall'oggi al domani far sì che questo virus scompaia, quindi dobbiamo assolutamente far sopravvivere queste attività preziosissime per questo periodo intermedio, e adesso con il decreto rilancio, tra l'altro ci sono 55 miliardi che è più di una manovra finanziaria, buona parte dei quali sono a fondo perduto, quindi vanno esattamente nella direzione delle piccole e medie imprese e che devono essere sostenute al di là di quello che può essere il prestito con garanzia statale, eccetera. Onorevole, non è ovviamente solo quello che ha messo in campo il governo, abbiamo visto che col decreto liquidità già era stato dato l'impianto per quanto riguarda le garanzie sui prestiti. Le banche possono fare di più, le banche devono fare di più. Noi abbiamo attivato un monitoraggio costante, ci arrivano tantissimi disagi da parte dei cittadini e dei risparmiatori che si recano allo sportello bancario e che hanno difficoltà all'erogazione e alla liquidità, e questo è un problema. A me non piace fare il politico, francamente, che va sempre tutto bene. Io sono una persona che si trova al centro di una comunità e mi faccio carico della comunità che soffre. Francamente è logico, devo
anche dire che i provvedimenti del governo si immettono comunque in una pletora burocratica che comunque è incrostata da decenni. Se l'INPS di punto in bianco si ritrova che in una settimana deve smaltire il lavoro praticamente di 2 anni, perché queste sono le proporzioni, è logico che ha difficoltà all'erogazione, peraltro in un momento difficile dove onorevole, il gettito fiscale è praticamente è quello che è, nullo, insomma molto ribassato. Sì, non dimenticando anche che per esempio, io lo dico perché sono cose di cui bisogna tenere conto, adesso non è quello che sto per dire, non vuole né giustificare né altro, però per esempio moltissimi lavoratori sono in smart working anche all'INPS, questo non è che facilita le cose, tanto per capirci. Onorevole, anche i lavoratori del prego, mi scusi, prego. Vissani, che voleva dire? No, onorevole, sì, voleva... io, guardi, è pure una bellissima donna, mi dispiace, io non voglio, lo so, però voglio dirvi, tutti questi 55 miliardi passeranno anche a fondo perduto attraverso l'ufficio delle entrate. L'ufficio delle entrate, se tu hai pendenze, tu te ne scordi, devi morire, sputare sangue. Tu non arrivi a prendere quei soldi, ma questo succede, è come il bonus vacanze che hanno fatto, onorevole, il bonus vacanze è una più grande stronzata del mondo. No, mi sa, però, è la più grande sciocchezza, diciamo, va bene, stronzata. Allora, no, allora voglio dire... Allora, io devo dire, intanto sono contenta di conoscere un talento come Vissani, spero presto di poter... ma tanto non riapre il suo ristorante per adesso. No, riapre, guardi, sinceramente mi sento molto più vicina a lui che non alla politica di palazzo, quindi so perfettamente diciamo quanto è importante anche il comportamento talvolta dell'Agenzia delle Entrate. Anche su questo fronte il governo ha messo in campo la sospensione dei tributi, l'abolizione delle rate IRAP, l'abolizione dell'IMU per tutti coloro che hanno appunto un'attività in questo momento sospesa, gli alberghi eccetera, e quindi ha in qualche maniera alleggerito per quanto possibile il carico fiscale. Sì. È un governo che è andato anche in Europa finalmente con una voce diversa. Aspetti onorevole, adesso poi arriviamo all'Europa, devo sentire che assolutamente il senatore Candiani, perché la Lega per esempio sul turismo è stata molto critica nei confronti dell'operato del governo, no Candiani? Ma sì, poi mi vedete un po' agitato sulle affermazioni dell'onorevole Rocco, ma non perché ce l'abbia con lei, ma perché anche lei fa parte di uno storytelling che è ormai diventato veramente insopportabile, perché il racconto è che tutto va bene, tutto sta funzionando e abbiamo dato le risorse, il governo, abbiamo fatto. Gente, allora c'è una distanza enorme tra quello che è predicato, dichiarato e la realtà dei fatti, ma non è necessario venire a un talk show in televisione, basta girare, andare in qualsiasi negozio, ristorante, attività produttiva per accorgersene. Attenzione, restiamo sul campo turismo. Attenzione, che il meccanismo, se si rompe, non è detto che si riaggiusti automaticamente. Quando Vissani dice, io nel mio ristorante, se non riesco a far entrare le persone col sorriso, quindi col piacere di entrarci, non posso aspettarmi che mi arrivino i clienti, perché sono luoghi di piacere. O ci vai per il piacere di andarci, ma vale lo stesso per una qualsiasi osteria del centro di Roma. Ma se ci devi andare, quando entri devi firmare addirittura un documento nel quale la privacy va a farsi benedire, manca solo che scrivi che cosa hai mangiato e poi hai scritto tutto, anche il numero di scarpe, con questioni che poi quando esci nulla c'entrano rispetto al tenere le distanze alla salute, cioè vuol dire farsi dettare dai cosiddetti scienziati delle regole che obbligano attività produttive a tenere chiuso, quando poi fuori in strada la gente fa tutt'altro. Allora il buon senso deve prevalere, non ci devono essere i 60.000 spioni che vengono e ti guardano nelle mutande cosa stai facendo, perché lì siamo veramente al paradosso, come nell'altro senso gli italiani non sono bambini da ammaestrare, hanno capito e sono i primi ad essere interessati ad avere la salute, però il sistema turistico si rimette in moto nel suo complesso, che è fatto di ambiente, piacere, gusto, perché la gente non viene in Italia solamente per andare a vedere i musei, ma anche per girare per i nostri locali. Fatemi... oppure su queste cose attenzione, perché altri colmano questo vuoto e in Europa si stanno già muovendo, non è solo questione di mettere i soldi, ma è questione anche delle regole. Nel momento in cui chi può si deve spostare, la Grecia ha fatto un elenco, ma la Grecia fa il suo mestiere, siamo noi che dobbiamo essere pronti, attivi e reattivi, e nel momento in cui mancano i collegamenti non possiamo vivere solo con il turismo,
ridotto agli italiani in Italia. Allora, voglio però andare un attimo, Rocco, devo tornare dal professor De Masi, perché fatemi tornare un attimo al professor De Masi, perché lui, insomma, queste cose le studia da tempo, conosce per il lavoro anche che fa bene tutte le cose a cui stiamo accennando, cioè il turismo è anche esperienza emozionale, chi va in un ristorante, oltre alla bontà del cibo, certa la convivialità, è ovvio, sono tutte cose che conosciamo. Però ovviamente sono tutte cose legate alla permanenza di questo virus, quindi io su questo volevo sentire il professor De Masi, ricordando anche un'altra cosa, che tutto quello che sta succedendo si sta riverberando già, e forse ancora di più si aggraverà la situazione nei mesi prossimi, sul mondo del lavoro, sull'occupazione. Il presidente di Confindustria l'altro giorno addirittura ha detto ci saranno 1 milione di posti di lavoro in meno. Per parlare del settore del vino, ieri il Sole 24 Ore scriveva la vendemmia addirittura è a rischio senza i lavoratori stranieri e i voucher. C'è tutto il settore dell'automotive, delle grandi case automobilistiche che annunciano esuberi enormi. Allora, professor De Masi, è tutto questo poi, che poi dobbiamo fare i conti con questa realtà, no? Ma a me pare che il problema di fare i conti con la realtà sia il più difficile. Noi ci stiamo agganciando quasi sempre a dei miti. Penso per esempio al problema della ristorazione. Non si tratta qui di ristoranti di altissimo livello come quelli di Vissani ovviamente, ma penso alla miriade di piccoli ristoranti. Bene, avete mai riflettuto sul fatto che noi per 3 mesi abbiamo imparato a mangiare a casa? E spesso ci siamo accorti di quanto sia inutile andare in ristorante tutte le settimane, per esempio, pur avendo pochi giorni. Allora, io credo che da questo ne deriverà che per almeno un lungo tempo le persone andranno di meno ai ristoranti. Ripeto, non parlo dei ristoranti di livello di Vissani, dico del ristorante quello sotto casa mia dove io andavo spesso e credo che andrò di meno per ovvi motivi. La seconda cosa è che certo abbiamo un sacco di voglia di abbracciarci eccetera, però abbiamo dimenticato troppo presto che ci sono 30.000 morti. Noi siamo in una situazione di lutto, non di allegria, quindi facciamo degli sforzi straordinari perché siamo italiani e naturalmente vogliamo dimenticarlo il prima possibile. Però, per esempio, nel nord dovrebbero riflettere sul fatto che la maggioranza degli ospizi per i vecchi stanno nel nord, stanno in Lombardia. E quindi dovrebbero magari cambiare il concetto di vita e il rapporto tra giovani e anziani. E l'altra cosa, sappiamo tutti cos'è la burocrazia. Io l'ho studiata abbastanza a fondo. E non possiamo immaginare che all'improvviso una burocrazia che per 170 anni non ha funzionato mai, all'improvviso funzioni. Noi sappiamo benissimo che tra la decisione del governo che stanzia alcuni soldi, al momento in cui questi soldi arrivano, c'è di mezzo un mare burocratico, il quale non può essere eliminato da un momento all'altro. Non ci è riuscito Cavour al suo tempo, non ci è riuscito Massimo Saverio Giannini al suo tempo, non ci è riuscito Cassese al suo tempo. Io ce l'ho sotto controllo una cosa, ho appena finito una grossa ricerca sulla burocrazia, non è risolubile se non in molto tempo e con molta buona volontà. Un'occasione ce l'abbiamo ed è lo smart working. Scusi professor De Masi, adesso ministro della pubblica De Masi, no, aspetti, no, perché devo mandare la pubblicità, perché adesso ci veniamo allo smart working, perché questo è un capitolo molto importante, anche perché abbiamo tutti capito che anche nei prossimi mesi e forse in futuro lo smart working avrà un'importanza sempre più rilevante. Voglio farvi vedere la copertina però del libro del professor De Masi, che credo fosse uscito poco prima del lockdown, o no? Per Rizzoli, lo stato necessario, lavoro e pubblico impiego nell'Italia post-industriale, no? Era uscito poco prima o no? Ho la memoria mi inganna.
era uscito quello stesso 4 marzo in cui le librerie sono state chiuse, purtroppo. Vabbè, adesso si riprende piano piano e quindi ci saranno molti interessati a capire quello che scrive e che ci sta raccontando il professor De Masi. Allora andiamo in pubblicità, ripartiamo tra pochissimi minuti, e tra le tante persone che in questi mesi sono rimaste senza lavoro, vi vogliamo, anche questa è una piccola tessera del puzzle, vi vogliamo far sentire che cosa è successo agli stagisti e ai tirocinanti, no? Molti sono rimasti di loro bloccati lontano da casa, solo alcune regioni hanno previsto dei sussidi, e ora questi stagisti in sospeso, nonostante appunto il blocco sia finito, il 3 adesso di giugno si riapra tutta l'Italia, hanno problemi di prospettiva, soprattutto per quanto riguarda il lavoro e quindi a tornare in azienda. Ripartiamo da qui dopo la pubblicità. Sara, 26 anni, 2 tirocini all'attivo dopo una laurea e un master in scienze della politica e della comunicazione internazionale. Sara è tra i tanti giovani stagisti rimasti in sospeso a causa del coronavirus e un 40% di loro non riavrà quel posto di lavoro. Avevo trovato una buona opportunità nella regione Lazio in una società che gestiva la parte amministrativa di una struttura alberghiera e bruscamente il tirocinio è stato interrotto a causa dell'emergenza. Nel mio caso il mio titolare mi ha comunicato che siccome ci sono ancora delle persone in cassa integrazione, anzi quasi tutti all'interno dell'azienda sono in cassa integrazione, il tirocinio non può riprendere. Alcune regioni hanno previsto un sussidio, un bonus di 600 euro una tantum, ma nel decreto rilancio non c'è altro per loro. Questi 2 mesi li ho vissuti con la paura, l'incertezza di non poter ricominciare, così mi sono attivata su Facebook per mettermi in contatto con altri ragazzi nella mia stessa situazione per avere notizie, diciamo, riguardo alla riattivazione dei tirocini ed anche se ci fossero degli aiuti per i tirocinanti. Così ho trovato dei gruppi, un gruppo in particolare che è quello della Repubblica degli Stagisti, lì ci siamo messi in contatto, siamo più di 500.000 di ragazzi e siamo riusciti ad ottenere per solo 4 regioni d'Italia dei bonus, bonus che ad oggi però non sono ancora arrivati. 600 euro una tantum agli stagisti sospesi dell'Emilia-Romagna, del Lazio e della Campania, mentre in Toscana la regione calcola il bonus in base ai giorni non lavorati. Il problema è il fatto che le domande siano ad oggi, dal 4 maggio, ancora in stato di invio, quindi molte domande devono essere ancora controllate. Inoltre l'erogazione del bonus non è stata immediata, deve essere immediata. Le prospettive sono molto dure, purtroppo. Ho avuto contatti con persone anche di 40 anni che stanno ancora svolgendo dei tirocini e che ad oggi purtroppo non possono riattivarlo, quindi c'è una totale incertezza. Speriamo che in Italia questo venga risolto tramite più tutele per i tirocinanti. Se la criticità in Italia rimane questa, non si esclude magari che qualcuno abbia la voglia di provare delle esperienze all'estero. Purtroppo dopo l'emergenza non sappiamo quali sono le criticità nazione per nazione. E insomma, tutte storie di grandi difficoltà. Facciamo così, facciamo dire al professor De Masi qualcosa, lo stavo accennando prima, sullo smart working, che sembra la dimensione verso cui andiamo con una grande accelerazione dovuta proprio al virus, no? Però, professor De Masi, no, l'interrogativo che tutti si pongono è questo: lo smart working è possibile per certi settori, per certe categorie di lavoratori, per certe filiere, ma non per altro, no? Come si fa? Dunque, lo smart working è possibile per i lavori di tipo intellettuale, cioè impiegati, funzionari, manager, dirigenti, che possono essere svolti lontano dall'ufficio. Per esempio, un chirurgo non può telelavorare, la cassiera di un supermercato non può telelavorare. Neanche Vissani. Quanti sono neanche i lavori Vissani, telelavorabili? Certo, neanche Vissani, certo. Dicono. Quanti sono dunque i lavori telelavorabili? In Italia ci sono 23 milioni e 200 mila occupati. Di questi, secondo i miei calcoli, 14 milioni potrebbero telelavorare. Allo stato, diciamo, iniziale, cioè il 1° gennaio di quest'anno, lavoravano soltanto 570.000 persone, secondo l'Osservatorio del Politecnico di Milano. Poi è scattato il decreto legge
e in due settimane i telelavoratori sono schizzati a 8 milioni. 8 milioni dei quali allo stato attuale, secondo tre ricerche che sono state fatte in questi mesi, almeno il 75% vorrebbe restare a telelavorare. Quali sono i vantaggi del telelavoro? Sono vantaggi per il lavoratore, sono vantaggi per l'azienda, sono vantaggi per la città. Per il telelavoratore il vantaggio è naturalmente di risparmiare tempo, denaro e stress negli spostamenti. Milioni di persone che sprecano ore al giorno per spostamenti tra casa e ufficio. C'è poi il vantaggio di una maggiore unione con la famiglia, con il quartiere, con gli amici. C'è poi il vantaggio di poter autogestire il proprio lavoro. Per l'azienda c'è un 15-20% in più di produttività. E Dio sa quanto all'Italia occorre una maggiore produttività. Sì. E poi ci sono maggiori spese per gli uffici e così di seguito. Infine per la città. Per la città significa evitare le ore di punta, evitare perdite di tempo per il traffico e soprattutto evitare l'inquinamento. Sì. L'inquinamento si ridurrebbe e non avremmo bisogno di quelle periodiche cessazioni di traffico e così di seguito. No, allora, quindi diciamo, vantaggi per tutti. No, diciamo, ha ben descritto il professor De Masi, anche diciamo chi rientra a pieno titolo diciamo nel poter svolgere il telelavoro, lo smart working, poi ovviamente bisognerà rifletterci bene. Per esempio i sindacati già sono tornati sull'argomento dicendo ci vogliono però delle norme, si parla sempre di diritto alla disconnessione, insomma ci sono in questo modo si blocca dall'idea però di quanto il paese sia governato da chi ormai ha perso il senso della realtà, perché qui si sta parlando di far lavorare le persone e già cominciano a mettere dentro paletti, sindacati, tutto il resto. Cioè, vediamo di far funzionare le cose e poi di rivedere le regole generali. Se posso, sono entrato a gamba tese, Candiani, scusi solo un attimo, facciamo replicare alla Presidente Ruocco, che da prima doveva dire una cosa e poi detto nessun problema. Prego, grazie. Nessun problema. Partendo dal presupposto che dopo vorrei chiudere il ragionamento. Sì, sì. Prego. Rocco. A me dispiace che diciamo i miei argomenti e il mio filo conduttore non è ascoltato dal collega leghista, il quale dice che io avrei detto che tutto va bene e nulla, non c'è nessun problema a nessun livello. Evidentemente era un intervento registrato che è andato in automatico. Vorrei capire poi per quanto riguarda, era evidentemente partito in automatico, io avevo detto altro. Detto questo, qui ci troviamo di fronte ad un cambiamento epocale, quindi 8 milioni di persone che dall'oggi al domani vanno in smart working, giustamente, perché questa è una vera e propria svolta, e contemporaneamente con un turismo internazionale che viene meno, significa che appunto la trasformazione del territorio è epocale, per cui anche i provvedimenti che il governo si trova ad affrontare devono fronteggiare una situazione mai vista, che tra l'altro in Italia è stata portata a particolari livelli di criticità anche perché c'è stata una regione amministrata dal punto di vista sanitario male, perché ha creato una serie perché guardi, su questo argomento veramente le 5 Stelle consigliano troppo mischita. Una serie, mi dispiace, io a me il bavaglio non lo mette nessuno, francamente non temo ricatti. 30.000 morti sono un lutto incredibile, il popolo lombardo ha già pagato troppo per mettere anche il bavaglio alle persone che vogliono indicare gli errori che sono stati commessi. 30.000 morti non sono un soffio dall'oggi al domani, quindi per favore un po' di rispetto. Detto questo, è evidente che ci troviamo davanti a Candiani, adesso vengo da lei. Un attimo, facciamo terminare Rocco, prego. Accanto ai
provvedimenti di sostegno a quella che è la precedente economia, bisogna pensare alla riconversione. È un discorso come il reddito di cittadinanza, per esempio, anche e soprattutto orientato per i giovani che vogliono convertirsi da un'attività ad un'altra, è sacrosanto. Il Movimento 5 Stelle l'ha sempre portato avanti. E vorrei anche dire, a proposito di giovani, una parola importante sul fronte scuole. Le scuole devono riaprire a settembre in sicurezza, perché anche su questo si misura il paese e bisogna andare avanti con intelligenza ed in sicurezza, sì, non di fretta e di furia, causando focolai ingestibili. Non c'è dubbio che la scuola, noi spesso la nominiamo, spesso ce ne occupiamo, è stata molto trascurata adesso, al di là delle, ovviamente dell'emergenza coronavirus. Candiani, la prego, una replica rapida, perché non perché la voglio dare fretta, ma perché dobbiamo andare al meteo. Allora, prego. Ma le pare che io chiudo una replica a tutte le minchiate che ha detto la Ruocco tra il meteo, no, e però... quello che mi sta dicendo lei? Ma fate quello che volete, però non sono argomenti da trattare in questa maniera. Si sta parlando seriamente, non si possono inserire provocazioni sulle persone morte in Lombardia. Sì, questo è inaccettabile, e lei stesso dovrebbe censurare questo modo di condurre un argomento, perché veramente è inaccettabile. Io dico solamente è inaccettabile, basta, altre cose non dico più, punto. No, perché stiamo parlando, però scusi Candiani, adesso questa è una polemica. Il Movimento 5 Stelle vengono mosse addirittura accuse meschine su come le persone sono state curate in una realtà che è lontana anni luce dalla mentalità dell'onorevole Ruocco, che è quella del reddito di cittadinanza e chi se ne sta a casa sul divano. Qui le cose si fanno, e l'Italia ha bisogno di esempi da parte di chi le cose le fa, non da parte di chi va e dice parolone senza poi essere connesso con la realtà. Si vergogni. Senta, senatore Candiani, posso chiederle una cosa? Cercando adesso di stemperare le polemiche su questo argomento, io capisco la sua, è legittima la sua indignazione, poi c'è una dialettica politica. Io le chiedo, l'ho già detto pubblicamente varie volte, però quando sarà passata l'emergenza bisognerà capire che cosa è successo in Lombardia o no? Ma abbia pazienza, questo che lei sta facendo è un ragionamento che vale per tutti gli italiani, perché ovunque fosse arrivata questo tipo di situazione, io prego Dio che non, ripeto, che non si verifichi più, ma per fortuna c'è stata una capacità come quella della Regione Lombardia di gestirla, perché altrove questo avrebbe portato i catombi. Ma non è modo di condurre questo tipo di argomenti, e non è modo di condurre certamente questo tipo di riflessioni, perché si fanno a tempo debito e non come stanno facendo i 5 Stelle, interrompendo qualsiasi ragionamento con queste provocazioni costantemente, perché questa è un'azione scientifica fatta al post per evitare che ci sia qualsiasi modo di contatto, allora, e collaborazione tra opposizione e maggioranza. Su questo argomento già nei giorni scorsi c'era stato, no, era successo l'ira di Dio in Parlamento, lo sappiamo. Io vorrei fare un passo avanti, perché adesso non mi sembra il caso di affrontare la situazione lombarda dal punto di vista della sanità, stiamo parlando. Vuole aggiungere una cosa? Prima stava parlando, mi pare, di turismo, io l'ho dovuta bloccare per dare la replica all'onorevole Ruocco. Torniamo a parlare delle cose di cui stanno dicendo e lasciamo che poi il tempo faccia il suo corso. Dico molto semplicemente che questo è un paese che si rimbocca le maniche. Attenzione, perché lo smart working va benissimo, è sicuramente utile che ci sia stata in questa circostanza una seria riflessione sull'utilità, però occhio, perché il paese è manifatturiero ed è per molti aspetti non fungibile l'alternativa alle braccia. Penso alle attività artigianali, la stessa attività che fa Vissani è un'attività che può vivere solamente col contatto fisico, ma penso, guardi, c'è Franco Maria Ricci, proviamo a sostituire uno dei suoi bellissimi libri con un ebook, non è la stessa cosa. È evidente che ci sono cose che devono essere ripristinate velocemente, perché noi abbiamo delle capacità, delle caratteristiche nel territorio che altrimenti vanno perse, e quando si perdono le capacità di produrre e le capacità anche di far conoscere, perché far girare le persone sul territorio significa far conoscere il territorio, ecco, questo vuoto viene coperto da altri paesi in Europa, e non siamo un paese che vive di sola manifattura, ma un paese che per gran parte essenzialmente vive di turismo. Se non si rimette in moto tutto il meccanismo, cambiando le regole,
Se noi pensiamo che domani l'Italia riprenda a lavorare con le stesse regole che ci hanno reso la vita difficile, di burocrazia, chiamatele come volete, fino a ieri, che sono le stesse che si ritrovano nei provvedimenti di governo, abbiamo sbagliato a capire. Questo è il momento per cambiare tutte le regole, che siano quelle per far funzionare un bed and breakfast fino ad arrivare allo smart work. Lei dice un momento straordinario, ci vuole un'azione straordinaria e diciamo di discontinuità rispetto a quello che abbiamo fatto fino a questo momento. Chiarissimo. Allora, adesso un attimo di pausa per tutti perché c'è Paolo Sottocorona, vediamo questo weekend come sarà, non bellissimo da quello che ho capito, mentre ci avviciniamo anche alla festa del 2 di giugno. Allora, buongiorno Paolo. Sì, buongiorno. Queste sono le piogge previste nella prima parte della giornata di oggi. C'è un certo miglioramento al nord, specie sulla parte occidentale, però qualche pioggia ancora riguarda la parte centro-orientale. Poi arriviamo, con l'esclusione forse della Toscana e delle Marche, in parte dell'Umbria, proprio al filo dove ci sono meno piogge, fra Lazio, cioè dal Lazio in giù, vedete che i fenomeni sono piuttosto presenti, piuttosto estesi, deboli, e localmente le piccole macchie gialle che parlano di fenomeni localmente intensi. Sì. Meno piogge sulle isole. Vediamo cosa succede nella seconda parte della giornata di oggi, soprattutto al nord. Vedete che non è assolutamente passato tutto, l'instabilità rimane e si attiva nel pomeriggio formando delle nuvole più intense in grado di dare in maniera isolata, ma vedete che si parte dalla parte occidentale fino alla parte orientale, i fenomeni localmente intensi ci possono essere, qualche rovescio, qualche temporale. Ma quando finisce? E poi questo piccolo intervallo di tempo migliore è di nuovo dal Lazio in giù, tutta la parte del sud peninsulare, della Sicilia, in parte anche la Sardegna, anche qui localmente i fenomeni sono intensi, sicuramente si attenuano in serata, però tenete conto che il pomeriggio sarà piuttosto movimentato da questo punto di vista. Vediamo tutta la giornata di domani. Ci saranno meno piogge, qualcuna ancora presente al nord, qualcuna presente al centro, ma al sud ancora la giornata è molto instabile. Nel complesso, in tutta Italia ci saranno meno piogge, ma al sud ancora, anche sulla parte dell'Adriatico, può presentare dei fenomeni intensi, quindi tempo ancora molto instabile. Vediamo la giornata di lunedì, in cui sì, c'è una certa attenuazione, diciamo che al nord di piogge ce ne sono meno, un po' meno anche al centro, però c'è questa zona che prende per esempio la Campania, anche il sud, ancora non è passato proprio tutto, quindi è un tempo che tende a restare abbastanza instabile. La foto di oggi è quella ormai di abbiamo un'altra serie, un'altra categoria, che è quella dei cipressi della Val d'Orcia, perché li abbiamo visti in filari, li abbiamo visti singoli, li abbiamo visti a coppie ma lontani, e qui c'è questa strada, questo zigzag che va verso l'orizzonte, segnato dai tipici cipressi toscani. La Val d'Orcia, vi ricordo, che è in provincia di Siena, e quindi questi paesaggi in quella zona sono comuni, il che nulla toglie alla loro bellezza. La frontiera della lotta al virus si è spostata dal pronto soccorso, dai reparti di degenza, al laboratorio, alla tracciatura dei contatti, alle misure di prevenzione e distanziamento. Quindi è più una guerra, diciamo così, posizione per posizione, e una guerra di anticipazione. Questa fase per noi, per il Lazio, comincia con una operazione su vasta scala, che è quella che la Regione ha lanciato aprendo 17 drive-in, nei quali i cittadini possono recarsi con la richiesta del proprio medico curante per eseguire il tampone senza scendere dall'auto ed avere il risultato in 24 ore. Direttore, chi potrà venire qui e farsi controllare?
chiunque abbia fatto in uno degli oltre 170 laboratori accreditati dalla Regione Lazio un test sierologico, se c'è un sì, positività all'IgG, con quel test si va dal proprio medico di medicina generale che prescrive una ricetta dematerializzata, quindi sul formato elettronico, quindi non ci sarà neanche bisogno di esibire il cartaceo, ci si può recare direttamente ad accesso diretto senza alcuna prenotazione in un drive-in come il nostro ed eseguire il tampone stando in automobile. La finalità di tutto questo è quella di avere una fotografia il più dettagliata possibile di quale possa essere stata, sulla base delle informazioni tecniche che abbiamo a disposizione, la circolazione del virus nella nostra regione, in modo tale da poter avere un'idea precisa di come e quanto sono presenti i pazienti asintomatici. Il mio auspicio è che lavori intensivamente adesso, perché se lavora intensivamente adesso e ci dà i risultati che noi ci aspettiamo, forse riusciremo con maggiore efficacia a prevenire un ritorno della patologia che tutti quelli che ci auguriamo che non avvenga. Oggi dobbiamo dotarci di elettronica, dobbiamo dotarci di test di laboratorio, dobbiamo dotarci di attenzione massima nella tracciatura e collaborazione massima con le istituzioni civili. Lei consideri solo cosa può voler dire tracciare tutti i pazienti che non vanno in un ristorante, registrarli e scoprire che uno di quelli che ha frequentato quel ristorante è positivo. Noi dobbiamo sapere immediatamente tutte le persone con le quali quella persona è stata a contatto, quindi diventa una lotta caso per caso. Ecco, questo per non dimenticarci, no, che stiamo lottando contro questo virus e c'è questa sorta di slogan: testare, tracciare, trattare. In molte regioni sono cominciati i test, peraltro c'è una rilevazione che ha valore epidemiologico a livello nazionale che è partita, 150.000 persone per questo test sierologico. Qui eravamo nel Lazio, dove sono partiti sia i test sierologici, poi se c'è una positività bisogna effettuare il tampone. Si usano anche spazi come i drive-in, insomma, improvvisati, come avete sentito. Allora, abbiamo tempo per una domanda finale a tutti i nostri ospiti. Io voglio ripartire da Vissani. Vissani, all'inizio dicevamo Ristori Italia, avete messo su questa associazione, ma il programma qual è? Che cosa volete fare? Niente, vorremmo che il governo, come ha detto Conte, non lasceremo indietro nessuno. Dice: hai lasciato parecchi indietro. Vorrei che ci fosse più coesione, perché, per dire, come ha detto l'onorevole, sì, io voglio che le banche non fanno le restie, devono concedersi. Ma questo non vale per me, vale per i piccoli produttori che sono in mezzo a mare di guai, cioè non possono riaprire, sono in difficoltà. E poi piantiamola di dire Roma e Milano, l'Italia è tutta, per piacere. Roma e Milano hanno tutto, ma gli altri paesini che fanno? Si devono ammazzare? E poi, per piacere, smart working, non piglia mai il telefono, c'è stata mia sorella 3 ore, ecco, per far studiare. Allora, ci sono, diciamola così, ci sono ancora ampie fette del territorio, zone d'Italia, dove non si riesce a telefonare. Altro dice Vissani che collegamento veloce, banda larga, eccetera. A Franco Marerici voglio chiedere una cosa. Ci sono i cinghiali. Ci sono i cinghiali. Franco Marerici, anche l'attività della fondazione credo che sia bloccata. Come fate a fare i vostri corsi? Che usate la didattica a distanza, no? Sì, non volevo... No, non volevo parlare e piangere di quello che sta accadendo nell'ambito della cultura del vino, dell'insegnamento, ovviamente, perché anche quello non può essere né distanziato né mascherine, perché il vino si beve, sì, e abbiamo dei problemi, non volevo piangere. Volevo invece auspicare a Gianfranco Vissani di questa associazione farne una ricchezza, perché lui ricorda bene quanto i salotti romani ci abbiano incontrato, quanto gelosi sono i francesi, per esempio, con la guida Michelin contro la ristorazione italiana. Allora io metterei dentro il vino in questo associazionismo nuovo di Gianfranco, metterei dentro la possibilità di portare un Made in Italy all'estero, di farlo capire bene che la ristorazione italiana è una grande ristorazione e dei grandi vini. E io credo che Ristora Italia debba essere anche questo. Ecco, a proposito, sulla scia di quanto diceva Franco Marerici, mi permetto di aggiungere una cosa. Era da noi l'altro giorno il sindaco di Firenze, Nardella, no? Che ha annunciato un giro del mondo per raccogliere anche fondi di mecenati privati a sostegno di Firenze. Gli è stato detto: fate massa critica con gli altri sindaci delle città d'arte italiane, allora coinvolgete, caro Vissani, caro Franco Marerici, coinvolgete anche i sindaci, no? Però sono Nardella.
bella, intelligente. Vabbè, chiamatelo, parlatevi. Torno dall'onorevole Ruocco. Allora, lei lo diceva prima, perché voglio tornare in quella che è la sua veste attuale istituzionale. Le banche ancora, insomma, ci sono problemi, ma sta andando meglio il meccanismo di liquidità o no? Negli ultimi giorni sta andando meglio, noi stiamo monitorando l'accesso al credito, comunque si deve fare molto di più, 150 questionari abbiamo mandato, abbiamo copertura integrale tutto il territorio nazionale, abbiamo chiesto banca per banca quanto stanno erogando, è venuto fuori uno scenario più fosco che altro, nel senso che comunque circa il 52% delle domande sono state accettate, quindi significa che le banche possono fare ancora di più. Questo è un dato che risale però a circa una settimana fa, quando si sono arrivate le risposte ai questionari. Ora in commissione chiameremo i vertici bancari, quindi per chiedere spiegazioni, perché la liquidità è un punto fondamentale e deve essere onorevole, io vengo da lei, io l'aspetto. Bissani verrà in commissione, chiamatelo. Candiani, devo chiedere una cosa al senatore Candiani, perché qui si parla di emergenza, ma bisogna anche pensare al futuro, alla ricostruzione, a cui sono legati anche, come lei sa benissimo, i fondi dell'Unione Europea. Adesso, senza entrare nel merito, le chiedo, la Lega, l'opposizione, è pronta a dare una mano alla maggioranza a capire di quali riforme abbiamo bisogno? O no? Guardi, le rispondo con una metafora. Bisogna fare quello che ha fatto poco fa Franco Maria Ricci con Bissani, cioè proporre collaborazione e superare gli schemi fissi. Anzi, mi piacerebbe che in questo senso anche nella politica ci fosse qualcosa che va al di là della guida del copertone francese. Ecco, tanto per rendere l'idea. Perché? Perché non abbiamo da farci insegnare dagli altri, ma dobbiamo solo riscoprire la nostra capacità di fare imprese e di essere ovviamente al centro dell'attenzione del mondo. Andare ad esportare all'estero la nostra immagine e anche la conoscenza dell'Italia è fondamentale. Ricordiamoci che quando guardiamo dall'altra parte dell'oceano al turista americano che viene, o anche a quello europeo, se lei gli va a chiedere in geografia dov'è la capitale del loro stato, gli americani fanno fatica a dire Washington. Quindi il far conoscere l'Italia e far conoscere che è qualche cosa che possono tornare a vivere in assoluta tranquillità diventa importante. Insisto molto su questo, cioè i fondi servono, ma bisogna anche promuovere molto. Promuovere molto in questa fase è fondamentale per crescere domani. Se ci limitiamo a mettere i cerotti, non ce la facciamo. Chiarissimo, tweet da Vissani che devo chiudere con De Masi. Senza i ristoranti piccoli, i grandi non ci sarebbero. Scendete dal piedistallo. Grazie, professor De Masi, come ne usciremo? Ma intanto io voglio approfittare per ricordare che 8 milioni di persone che hanno telelavorato e che con il telelavoro si ha il 20% di produttività in più hanno salvato l'economia italiana. 8 milioni di persone che hanno continuato a lavorare grazie allo smart working. E io sono molto grato a questo ministro della pubblica amministrazione, questa signora, la quale ha detto l'altro giorno che vorrà che il 40% dei burocrati telelavorino. Perché questo sarebbe l'unico, secondo me, rimedio per finalmente tentare una riforma seria della burocrazia. Siamo 60 milioni, professore. Allora, dice Vissani, gli italiani sono 60 milioni. Allora, è tardissimo, devo chiudere. Grazie all'onorevole Carla Ruocco, grazie al senatore Stefano Candiani, grazie a Gianfranco Vissani, grazie al professor De Masi, grazie a Franco Maria Ricci, a tutti voi. Buona domenica, ci vediamo ovviamente lunedì 9:40, stessa rete, alla 7, grazie.